dice dalla Repubblica dell'8/11/99: l'Asia ha bisogno di Gesù e del suo Vangelo, è assetata dell'acqua della vita. Ricordate che nel Vangelo, nei suoi Vangeli ufficiali, Gesù insegna a bastonare chi non si sottomette, bastonare. E sarà un lavoro che farò prossimamente, la sottomissione l'ho già fatta, farò anche questo prossimamente. Sì, no, ma renditi conto che poi c'è una fase del genere, significa voi che avete una storia lunghissima, non contate niente, quello che voi avete realizzato in migliaia di anni, no, siete disgraziati perché non avete avuto Gesù Cristo. Renditi conto che io ho trovato su un gruppo di discussione di induista, dice fa, noi abbiamo delle popolazioni tribali che hanno tradizioni orali di 50.000 anni e non hanno mai avuto bisogno di Gesù Cristo e della religione cristiana. Adesso gli arrivano i missionari e fa, voi 50.000 anni siete vissuti in una vostra cultura, siete degli incapaci perché avete bisogno di Gesù Cristo. E loro dicono, cosa ce ne facciamo di Gesù Cristo? Noi, se noi 50.000 anni non abbiamo mai avuto questa necessità, se la nostra tradizione culturale appartiene a 50.000 anni, no, voi siete nella condizione di povertà in qua spirituale perché non avete Gesù Cristo. Cioè, non potete essere voi stessi, perché io, che sono il Papa, dico che se tu non hai Gesù Cristo sei un disgraziato. Adesso lo dico, nel momento in cui cambia la situazione. Beh, una volta facevano diversamente. Esatto, cioè, adesso non possono, capito? Cioè, allora, logicamente si dimostrano più chiarini. Logicamente, gli induisti non sono stupidi, cioè hanno un'intelligenza, hanno una cultura. Il fatto che siano vissuti così tanti anni senza cristiani è a loro favore. Il fatto che ben pochi su un miliardo di indiani, 20 milioni sono convertiti, significa che c'è una certa intelligenza popolare. Fino a un secolo e mezzo fa, non sapevano neanche quali erano i testi induisti, non sapevano neanche cos'erano i Veda. Sì. Fino a un secolo e mezzo fa, dai. Non sapevo un cazzo, cioè i missionari sono andati a saccheggiare, a massacrare tutto quello che hanno trovato, a distruggere tutto quello che trovavano e a sputare. Senti, io ho ancora testi che quando ero bambino in cui i missionari andavano dei cannibali dell'Africa. Non sono mai stati cannibali in Africa. Loro andavano dei cannibali in Africa, questi merdosi assassini. Perché merdosi assassini? Perché sputtanavano delle popolazioni, la loro cultura, il loro modo di essere, la loro capacità di affrontare la vita. Questa è la vigliaccheria di un missionario. Un missionario è veramente un trafficante di schiavi. Certo, adesso viene impedito il traffico, ma quanti ne hanno comprati e venduti? Quanti in Sudan ne stanno comprando e vendendo ancora adesso? C'è un'organizzazione cristiana, credo americana, sì, che ha liberato 2.000 persone comperandole $10. Bella lavoro. L'ONU si è messo le mani nei capelli, sì. L'ONU è incazzata nera con queste robe, perché le persone non si comprano, non si vendono. Quel miserabile dell'India stava, comperava e vendeva bambini, comperare, non cambiare le condizioni di vita, comperare e vendere bambini. Ma ci rendiamo conto dello squallore della cosa? Le persone che si comprano e si vendono. Era già orribile 400 anni fa, 500 anni fa, perché il comprare e vendere le persone era attività dei cristiani. Ci sono testi in cui i vescovi parlano della mancanza dell'anima di questi buana, di questi neri. Come i musulmani, addirittura c'era un'invenzione, mi ha raccontato mia figlia, dove addirittura, siccome non sapevano un cazzo di quello che era i musulmani, dicevano che avevano una trinità tipo Apollineo, Maometto e un altro ancora, cioè cazzate del genere. Cioè c'erano tante di quelle dicerie finalizzate a sputtanare le persone, che dal punto di vista filosofico, dal punto di vista etico, si chiama omicidio. Dal punto di vista filosofico, non giuridico, non istituzionale, non militare, dal punto di vista filosofico, queste robe qua sono inconcepibili. Inconcepibili. Cioè, ti rendi conto, vai delle popolazioni che vivono da milioni di anni e dici che sono degli idioti. Sì. Ma loro è normalissimo. Nessuna capacità di conoscere la loro cultura, non sanno come si chiamano. Adesso ti telefonano qua i pagani. No, come si chiamavano loro? Come chiamavano la loro religione, il loro sentire? Sì, ma non sanno niente. Sputtanato e distrutto la vita. Infatti. Ma è classico, cioè, ma questo è classico. Difatti, ma anche qua appunto citavo l'articolo prima, dice il problema fa, perché questa campagna missionaria verso l'India fa? Perché le chiese europee si stanno svuotando e c'è un discorso economico. Logicamente la gente non è stanca di sentire. Certo che se per far soldi io mi spaccio, mi invento come aiutare i poveri, e lo dicono anche gli indiani, fa,
io in India vengo qua, dico che aiuto i poveri e raccolgo i soldi in Europa. Logicamente poi in Europa la gente non crede più, non entra in seminari e io mi importo preti dal terzo mondo. Questo è normale, questo viene scritto chiaramente da loro, non ne sono coscienti. E dicono che chiaramente una frase dice, in antichità, prima, all'inizio del cristianesimo, coloro che rifiutavano di credere in Gesù erano in primo luogo bollati come eretici, come streghe, e poi venivano uccisi e bruciati al palo. Adesso non lo possono più fare, devono trovare sistemi più astuti. Cioè queste sono affermazioni fatte da induisti, cioè da giornalisti tranquillamente. Cioè, e la gente si spaventa quando noi diciamo queste cose. Cioè, rendetevi conto che la perversione, la malattia, la nocività del monoteismo è in tutto il mondo e si ripete in tutte quante le maniere. E la criminalità dell'essere cristiani, non la criminalità del Medioevo o della caccia alle streghe. Essere criminali cristiani significa che essono anche adesso. Nel momento in cui date una lira per Madre Teresa di Calcutta, andate e come voi accendeste un rogo nel Medioevo o nella caccia delle streghe. Cioè, voi non siete diversi come cristiani, come persecutori, il fatto di dire ma no, io do i soldi per i poveri, perché voi rifiutate di capire a cosa servono quei soldi. E una cosa è da dire. Quando è che la conversione, cioè che è ammessa la conversione, la conversione o comunque l'attività di sviluppo di idee e del pensiero? Quando io mi confronto con un altro, sviluppo il mio pensiero e l'altro può trovare utile che il mio pensiero gli può essere utile o il mio sentire gli può risvegliare delle cose. Ma il termine conversione è un termine assurdo. Questo, d'accordo, no, ma io volevo parlare di attività religiosa, no? Quando è che una persona può cambiare religione? Quando trova nell'altra religione cose che gli sono utili. Cioè, il termine di conversione è soltanto all'interno del monoteismo, Volevo chiarire, cioè, quello che mi interessava era l'attività religiosa, no? Cioè, se uno fa dell'attività religiosa è liberissimo di farla ed è liberissimo di diffondere il proprio pensiero, è liberissimo di esporre se stesso, è liberissimo di fare quello che vuole. Ed è tutto regolare finché una persona espone il proprio pensiero, il proprio modo di essere, le proprie cose. Quando è che invece diventa vile, diventa un'attività contro il sistema sociale? Quando si comprano le persone, cioè quando si ricattano le persone, quando si dicono alle persone o fai quello che voglio io ti ammazzo. E guarda caso, questo modo di essere è solo monoteista. Sì, sì, ma solo... Questo è. E questo che fa saltare il vivere civile. Perché quando nel vivere civile esistono delle leggi in cui ti dicono ogni religione, ognuno ha il diritto alla propria religione e uno ti dice fai quello che voglio io ti ammazzo o non ti faccio guarire o non ti do questo o non ti do il potere che ho in mano, e quello è attentato alla vita civile, quella è un'attività contraria a qualsiasi dettame umano che ci sia, e questo è solo dato dal monoteismo. Sì, sì, ma infatti una cosa che è fondamentale, che ogni paganesimo sempre ha fatto, è il discorso della conversione, cioè nel senso che se non si deve parlare di convertire una persona, perché significa chiaramente che la persona può essere presa come un fantoccio o come una marionetta di cui vengono cambiati i fili. Il pagano si mette sempre di fronte agli altri come una capacità di informazione che lui deve elaborare. Perciò, di fronte a una nuova divinità, non ti riconvertirai alla nuova divinità. Cercherai di capire la nuova divinità, in che rapporto si pone con te, esatto, e che legami puoi creare. Ma tu non rinunci a quello che sei. Perché ad esempio i pagani gli sembrava strano il discorso cristiano? Perché giustamente dicevano, se tu mi porti un'informazione, io questa informazione ho il diritto di elaborarla, di criticarla, di vagliarla, di rifiutarla. Posso anche accettare alcune affermazioni tue, ma non ho bisogno di cambiare me stesso. Io sono io, infatti non si chiamano pagani, io sono io. Di conseguenza quello che tu mi dai apparterà a me perché l'ho acquisito, l'ho elaborato, e qui chiudo il discorso. Per i cristiani questo non era possibile, allora c'erano le lotte, c'erano le minacce, c'erano le violenze, c'erano la distruzione dei templi. Cioè, il stesso discorso della guerra dei templi, i cristiani non hanno vietato di costruire le chiese, però i cristiani non potevano pretendere che io demolisca il mio tempio perché ti lascia esposto la tua chiesa. Per i cristiani questo è ammissibile, creare questa guerra. Per i pagani no, cioè che bisogno hai tu di distruggere il mio bosco sacro? Esatto. Fatti la tua chiesa brutta, schifosa, staci dentro, crea l'etamaia della tua vita spirituale e lasciami in pace. Ricordiamo che la chiesa di Gerusalemme è stata costruita distruggendo un bosco sacro e un tempietto di Adone, sì, tanto per essere chiari. Comunque io c'è una cosetta che mi interessa dire, l'abbiamo già detto un sacco di volte, ma mi interessa sottolinearla adesso perché sia chiaro. Non è mai esistito in passato una religione
pagana politeista. Esatto, non questo deve esistito. Essere chiaro, non è mai esistita in passato una religione pagana politeista. Politeista sì, perché avevano molte divinità di riferimento, ma pagana politeista non è mai esistita. Ecco, una precisazione, il termine politeismo è stato creato nel 1700. Fra le altre cose. Cioè, per essere chiari. Per cui, pagani siamo noi, io, Francesco e gli altri, noi ci definiamo pagani politeisti, e voi, voi cristiani, vi riferite a noi col pensiero che noi esatto. sviluppiamo. È chiaro questo? Cioè, a me non mi rifilate il pensiero imperiale romano, a me non mi rifilate il pensiero del faraone Akhenaton, cioè, a me non mi... Che io vada da quelle fonti e prelevo da quelle fonti ciò che mi serve è quello che mi interessa a me. Ma voi vi confrontate col mio pensiero, perché io leggo i quattro Vangeli ufficiali vostri. Le porcate vostre io le leggo. È chiaro? Per cui i figli di puttana che voi fate nel tentare di riferire a me cose che non sono mie o che io non ho espresso solo perché questo vi fa comodo per stuprare bambini costringendo i ginocchi avanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, io non ve lo concedo più, perché io sono pagano politeista, Francesco è pagano politeista, Luigi è pagano politeista, Alberto, facciamo anche ora 50 nomi, noi siamo pagani politeisti, noi siamo pagani e noi siamo i costruttori del pensiero. Chiaro questo? Per cui voi vi riferite col nostro pensiero, non con la fogna dello sputtanamento che voi avete fatto nei confronti degli esseri umani. Sì, no, ma appunto perché il problema di definirsi in qualche maniera è un problema che hanno posto sempre i cristiani, perché noi diremo, tu chi sei? Io sono. I cristiani dicono, io sono cristiano. Ma a quel punto io sono può essere anche togliere, perché praticamente è soltanto quel valore cristiano che dai. Ma questa è una necessità. Loro, cioè che loro hanno bisogno di creare delle prigioni, hanno bisogno di creare delle prigioni, creare dei limiti, creare dei vincoli, creare delle etichette per impedire agli altri cioè il perché i pagani non hanno mai avuto problemi di fronte a una divinità, perché sanno che di fronte a ogni divinità loro possono interagire e possono agire. Cioè nel senso che noi parliamo anche di magia, perché magia significa che nelle tue mani hai la possibilità, tramite le tue capacità, di ottenere le cose e che non hai bisogno di chiedere a nessuno. Di conseguenza, se non lo ottieni, è soltanto perché tu non ti sei sforzato abbastanza, non ti sei organizzato abbastanza, non hai capito abbastanza, non sei applicato abbastanza, non hai conoscenze sufficienti e di conseguenza devi ritentare, ma non sei condannato in eterno. Mettiamo pure i telefoni allora, 049-700-700 e 049-700-838. Chi vuole appunto, chi vuole intervenire insultare. Può insultare. Adesso i telefoni sono attaccati. Pronto? Pronto? Siete due demoni voi altri. È uno. Cavolo, però non male. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi chiamo Luigi. Sì? Io sono intervenuto un'altra volta sul paganesimo, ma gli dico francamente che l'ascolto, ma non ci capisco niente, sicché per ora scusa, allora perché telefoni? Aspetta. Ah, vabbè, scusa. Aspetta, se no butta anche giù, eh. No, vai, vai. Vediamo. No, perché non ci capisco niente, ma su quello invece che riguarda, diciamo così, la politica e le religioni, su quello che avete parlato nell'ultima parte, io avrei qualcosa da dire. Primo, quello ortodosso di Tbilisi non è cristiano anche lui? Sì. E allora che c'entra, mettilo sempre in contrapposizione ai Papa, cristiano è cristiano perché rimane. I cattolici cercano di portargli via i fedeli? E vabbè, che problema c'è? Per me che uno sia, per me un sommica schierato con... Non sono schierato né con l'uno né con l'altro. Per forza, ma è una questione allora, di stile però. Aspetta, gli induisti, che vantaggio ci avrei io se vince gli induisti invece che i cattolici? Sarà la stessa cosa? È un principio etico che si impone. 9-7-0-0-7-0-0 Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 049-7-0-0-7-0-0. Sarà la stessa cosa
come tra gli induisti cattolici sarà anche lì una competizione tra gente che si vorranno prendere. No, perché passa un principio etico. Passa un principio etico diverso. Vabbè. Questo aspetti, la differenza tra il criminale e la vittima. Aspetti, poi c'è la terza, quella di bambino americano. Non mi risulta che sia un cattolico quello che l'ha denunciato, anche la congregazione, ma mi risulta che siano puritani protestanti. E cavolo, sono sempre cristiani, sempre gli stessi principi. Vabbè, ma con cattolici non c'hanno nulla a che rivedere. Vabbè, ma sono sempre cristiani. Vabbè, puoi fare questa precisazione se vuoi, ma non cambia nulla. No, e cambia perché... Sempre ora... i quattro Vangeli ufficiali. Sempre in Gesù Cristo credo. Sempre in Gesù Cristo, sempre col pazzo. Numero 0, 4, 9, 7, 0, 0, 7, 0, 0. Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0497007000. E cambia perché, ascolta, ora ti dico che un teologo francese, tre anni dopo il Concilio Vaticano II, scrisse un libro, lui si chiama Louis Bouyer, e il libro si chiama La decomposizione del cattolicismo. Nell'ultima pagina, io me lo sono sottolineato e te lo leggo. Quanto a ciò che viene chiamato cattolicesimo, vocabolo apparso se non erro nel 1600, se con esso si intende il sistema artificiale creato dalla Controriforma, indurito dalla repressione brutale del modernismo, esso può anche morire. Vi sono persino forti probabilità che esso sia già morto. No. Benché ancora non ce ne accorgiamo. Allora, il termine... aspetta, questo giudizio non è stato sconfessato neanche dalla Chiesa ufficiale. No, vabbè, ma non mi interessa. Ma mi interessa a me, sì, perché vabbè, mentre le febbre... è il problema tuo. Scusa, perché vabbè. Mentre le febbre... Va bene. Ascolta, perché tu vedrai quando va a finire. Mentre le febbre... E mi pare che non sia stato riabilitato e questo non è stato sconfessato, il termine cattolicesimo non assume più quel valore che gli date voi di universale, di sottomissione generale, eccetera, ma solo di una religione di parte. E quindi, essendo una religione di parte, anche quando voi vi parlate della scuola che questi vogliono sordi, non è una dimostrazione di forza o di potenza, ma è una dimostrazione di debolezza, anche verso lo Stato laico, perché prima possedevano la loro religione e lo Stato, oggi possiedono solo la religione e le loro strutture, perché non hanno più il ministro della pubblica istruzione che hanno sempre avuto, perché non avevano creato un'altra religione, questo è vero, ma avevano creato un partito politico, che è una cosa diversa da una religione. E quindi... in virtù di questi fatti, le cose come le mettete voi, per chi le ascolta, diventano contraddittorie. No. Almeno per me. Va bon. Bene. Allora, Luigi, senti un po', intanto il termine cattolico fu coniato dai cristiani, e credo in contrapposizione al termine ortodossi. Cioè, quando fece la guerra, siccome ortodossi erano quelli che seguono letteralmente la religione, loro si chiamarono cattolici come universali. Ma questo non cambia nulla, cioè per noi il fatto che questi qui seguono, siano battisti, siano protestanti, eccetera, sono sempre cristiani. Nella misura in cui applicano i principi dei quattro Vangeli ufficiali, per noi è la stessa cosa. È chiaro che tu puoi fare tutta una serie di sottilizzazioni, eccetera, questo te ne do perfettamente teatro, ma noi facciamo stregoneria, facciamo paganesimo, per cui per noi ci interessa il senso del principio, questo è importante, cioè quando il senso del principio sottomette, per noi è importante. Sì, no, ma d'altronde chi crede in Cristo è cristiano, al di là di... Sì? Ciao, sono Simonetta. Ciao Simonetta. Allora, io sono andata a guardarmi il Vangelo secondo Matteo, no? Sì. La frase famosa che dici tu, in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo accada, no? Sì. Qua come postilla trovano, dal tempo del discorso di Gesù alla fine di Gerusalemme passeranno 40 anni, cioè la sparizione di lo spazio di una generazione. Ecco, siccome tu parli sempre che... La postilla di chi è? No, non lo so, questo qua è un Vangelo che ho io a casa. Sì, no, la postilla è
Il Vangelo o è la postilla fatta dall'interprete? L'interprete? Ah, penso che sia di quelli che ti spiegano. Di chi interpreta? Esatto. Benissimo. Allora, il gioco dell'interpretazione, come... attenzione, No, perché sul tutto il paragrafo, no? Sì? Il scritto di istruzione di Gerusalemme, cioè, qua in generale, no? Allora, discorso di chiaro stile profetico con elementi apocalittici nel quale Gesù parla della fine di Gerusalemme e della fine ecco. del mondo. Ecco, allora, cioè, cosa dice però? D'accordo, questa è l'interpretazione. Sì. Cosa dice Gesù nella sua frase? Allora, esatto, testualmente. Non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Cosa? Questo che accada è un po' prima, cosa dice? Ma qua è lungo comunque. Ma guarda che prima che accada che lui venga dalle nuvole a destra del Padre, le stelle cadono sulla terra. Il Sole curerà la luna e non darà la più. Ecco, allora non parla di Gerusalemme, parla della sua venuta alla destra di quello che lui considerava suo Padre. Per cui non parla della distruzione di Gerusalemme, anche se dopo quel Vangelo è stato scritto dopo la distruzione di Gerusalemme. Per cui l'interpretazione è un'interpretazione bugiarda, perché si vuol far risalire quel passo a un'interpretazione accettabile, mentre invece quel passo è stato scritto da Matteo e dagli altri proprio per costruire una struttura di controllo e di terrore alle persone, tant'è che nel 150-200 la gente se ne va via dai cristiani e Giovanni si è costretto a scrivere un altro Vangelo per impedire ai gnostici di portare via la gente. Perché la promessa della venuta che doveva essere in quella generazione non avviene, non c'è, è un bugiardo. La distruzione di Gerusalemme? Sì, ma è stato scritto dopo della distruzione di Gerusalemme quel passo. Cioè, una parte di quel Vangelo è stato scritto dopo il 70. Ho capito. Mentre invece, per esempio, alcuni il principi... Il discorso sarà stato scritto anche dopo, però lui l'aveva detto prima. No, e lui non dice, che Gesù... morto, no? No, ma lui non dice che Gerusalemme sarà distrutta. Lui dice che lui verrà a destra sul Padre, le stelle cadranno sulla terra e così via. Non dice che Gerusalemme sarà distrutta. Attenzione! Ma siccome qua parla di... L'interpretazione, siccome devo interpretarlo, devo far vedere che lui non è un bugiardo, cioè che Matteo non è un bugiardo, o Marco, quello che è, allora ci mettono Gerusalemme come postilla sotto, cioè il prete che scrive... Ma tutto questo paragrafo parla che quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scende a prendere roba, sì. Perché è una cosa localizzata in Giudea. No, ma lo trovi in parecchi posti, ed è centrale la luna che cade, le stelle, cioè è centrale. Non darà più la sua luce. Sì. No, è centrale questo perché è la fine del mondo, cioè il giudizio universale che arriva e che lui viene a giudicare. Questo è quello che vendevano. E dopo i preti che aggiunge Gerusalemme, è successo questo, ma quello è una stupidaggine, è una loro interpretazione personale. Comunque proprio prima mi è venuto da ridere perché mi ricordo del fico che parli, no? Proprio prima, cioè dal fico voi imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa tenero e spoglie le foglie. Avevo anche questo da dire oggi, che non l'ho detto, sì. Allora adesso lo dite. Sì, okay. No, ok. Ciao, arrivederci. Ciao. Allora, noi dobbiamo chiudere la trasmissione adesso, di Magistero delle Paradiso. Quella del fico, io volevo parlare come imbecillità, perché qua... A quei tempi, per arrivare primavera, bastava guardare le costellazioni. Solo un imbecille guardava le gemme del fico a vedere se diventavano verdi. Boh, allora, questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do appuntamento per le ore 19 e vi leggerò la conferenza. Chi era? Vabbè, e vi do appuntamento per questa sera alle ore 19 dove vi leggerò la conferenza che è stata tenuta qui in radio, per cui se voi volete registrarvela potete registrarvela, perché quella conferenza sta avendo molto corso, cioè avendo parecchio corso e viene diffusa parecchio perché sembra che sia estremamente interessante, per cui alle ore 19 vi leggerò la conferenza e potete registrarla o potete fare quello che volete, per carità, non c'è un problema. Bon, allora vi ripeto, io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Malostica, Vicenza. Grazie per averci ascoltato e vi do appuntamento alle ore 19. Grazie.